Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel divano più famoso di YouTube praticamente. Siamo al quinto episodio, siamo arrivati al quinto episodio della nostra rubrica Kinetic Cat Lab e niente, oggi parleremo di che cosa? Dei traumi muscolari, perché molte volte si confondono, perché molte volte sono invalidanti, non si sa bene che cosa scaturisce cosa, insomma cerchiamo di fare chiarezza e di cercare di prendere i punti più salienti di questo trauma. I traumi muscolari? È un argomento talmente banale, ma c'è talmente tanto da dire che uno è in difficoltà, no? Allora, il trauma muscolare. Trauma muscolare può avvenire per una miriade di motivi. Partiamo da quello più banale, che è la contusione, no? La contusione, quindi abbiamo le fibre, che le fibre interessate sono quelle che si schiacciano fondamentalmente, si schiacciano dove? Vicino all'osso. Quindi sono quelle più profonde. Poi abbiamo un'elongazione. L'elongazione, sentiamo parlare di questi termini, elongazione. Come avviene l'elongazione? Qualcuno sta vomitando davanti allo schermo. Come avviene l'elongazione? Fondamentalmente l'elongazione avviene con un'ipersollecitazione in allungamento del muscolo. Però diciamo che nell'elongazione, se avviene per esempio mentre stai facendo una partitella di calcio, senti dolore, ma il dolore non è tale da farti interrompere immediatamente l'attività, quindi tu diciamo continui, il dolore comunque si sente dopo, diciamo che con un 5 giorni di ghiaccio e riposo, quindi la terapia RICE, rest, ice, compression and elevation, siamo international oggi, riposo, ghiaccio, compressione e arto in scarico fondamentalmente, in elevazione, quindi arto in scarico, si risolve il problema. Diverso sono le distrazioni, quindi qua andiamo a parlare, ci addentriamo un po' più nel famoso strappo. Sente parlare molto in maniera impropria di questo strappo. Muscolare, stiramento. Allora, perché avviene la distrazione? Parliamo con un termine un attimino un po' più tecnico per evitare più che altro di fare confusione. Perché abbiamo detto all'inizio che in questa rubrica dobbiamo parlare a tu per tu, come se fosse quasi come se ci stessimo prendendo un caffè. Però per fare meno confusione possibile è giusto che si utilizzino dei termini un po' più tecnici. La distrazione muscolare. La distrazione muscolare avviene fondamentalmente perché abbiamo l'espressione di una forza esplosiva in poco tempo su un muscolo che fondamentalmente non era pronto, ok? Non era nelle condizioni ottimali per affrontare questa forza esplosiva, questo sforzo. Allora, la distrazione di primo grado, che è quella più diffusa negli sportivi non agonisti, cioè negli amatoriali, il calcetto il venerdì, la corsetta la domenica, insomma così, roba del genere, la palestra quando capita, vedi se chi se ne frega. Diciamo che abbiamo questa rottura di fibre muscolari che in genere se dobbiamo prendere un dato statistico è inferiore al 5% del muscolo preso in esame, quindi è una robetta così. Quindi abbiamo sentiamo una dolorabilità in toto del muscolo, dobbiamo sospendere l'attività fisica e fondamentalmente in questi casi il protocollo riabilitativo è sempre lo stesso, il RICE, quindi riposo, ghiaccio, compressione, elevazione dell'arto, quindi arto in scarico, ed evitate quei movimenti che vi causano delle problematiche, quindi del dolore. La ripresa all'attività fisica, specie se siamo atleti amatoriali e saltuari, deve essere lenta, quindi recuperiamo totalmente dall'infortunio, dopodiché sempre stretching prima dell'attività fisica, sempre nella soglia del rispetto della soglia del dolore, e quindi warm up e cool down, sempre riscaldamento e defaticamento a ogni seduta di allenamento o comunque a ogni partitella del venerdì. Quindi perdete questi 10 minuti che non fanno male, anzi le guadagnate, ed evitate anche di bloccarvi magari con le gambe o magari con la schiena, che so.
ok? La lesione di secondo grado invece, quindi la distrazione di secondo grado, qui abbiamo, diciamo che è un po' più seria di quella di prima ovviamente, abbiamo sia la rottura di fascicoli muscolari che di fibre, quindi la rottura è un po' più profonda. Abbiamo la comparsa di un ematoma ed è apprezzabile anche con un esame ecografico. Qui il protocollo diciamo che è sempre lo stesso, sempre fondamentalmente terapia RICE. La maggior parte delle volte in questo caso, in questi casi qua, è necessario il, se è a livello degli arti inferiori, la deambulazione con l'ausilio di stampelle. E qui sono consigliati anche farmaci antidolorifici e dei FANS antinfiammatori per andare a ridurre comunque l'infiammazione e l'ematoma. La ripresa anche perché come lunga. Sì, anche perché comunque come percentuale di rottura siamo intorno al 50%. Sì, abbiamo una percentuale di fibre e fascicoli muscolari molto, diciamo, elevata. Quindi abbiamo comunque una proprio riduzione funzionale di quell'arto, di quel distretto corporeo. Quindi abbiamo il 50% della sezione trasversa del muscolo comunque danneggiata. Abbiamo, cioè, è grave, inizia ad essere comunque un po' più grave. Inizia ad essere grave la patologia, quindi i tempi di recupero sono un po' più lunghi. E si deve stare un po' più attenti anche al ritorno all'attività, che deve essere preceduta prima di tutto da in fase, diciamo, subacuta, da stretching, ok? E secondariamente da un potenziamento con muscolare, perché comunque tenere quella parte ferma fa perdere. Sì, possiamo comunque fa perdere il trofismo. Fa perdere il trofismo, e quindi bisogna un attimino la riatletizzazione, proprio la parte di riatletizzazione, quindi l'importanza del kinesiologo. Sì, il fisioterapista vi farà, se il dottore lo ritiene opportuno, tutte le varie terapie, il Sottegar, tutte queste cose che noi kinesiologi a noi non interessa. Una volta che il fisioterapista vi ha rimesso in piedi, è riuscito a fare i vostri passettini, C'è bisogno di qualcuno che vi faccia ricamminare o correre, ed è compito del kinesiologo. Oppure scuotare, giusto per dire. Sì, si scuota. Anche si scuota. E quindi è giusto che i kinesiologi attuino questa fase di riatletizzazione, che deve essere comunque oculata e graduale. Nel terzo caso, quindi quella più grave, abbiamo la rottura più del 50% di fibre e fascicoli muscolari, quindi abbiamo una rottura quasi totale del muscolo. Infatti in questi casi qua abbiamo la comparsa immediata di un ematoma esteso. Quindi abbiamo i due cordoni muscolari, ok? È una zona che si dice anacogena, quindi una zona di interposizione. Quindi abbiamo le due parti muscolari e l'ematoma in mezzo, quindi possiamo proprio apprezzare anche senza l'ecografia questa rottura muscolare. Immaginiamola su un quadricipite, è un qualcosa di enorme. Eppure molte volte si vede anche nel bicipite, no? Quando comunque si fanno degli sforzi molto elevati, per esempio con il car manubri, mi viene in mente, ci sono anche dei video che su internet girano comodamente, si vede praticamente il bicipite che a un certo punto si stacca completamente e si tira. Noi dobbiamo immaginare comunque che è un distacco quasi totale, cioè quindi il dolore c'è tutto, l'ematoma giustamente si vede anche ad occhio nudo, perché comunque dobbiamo immaginare che questo muscolo dentro c'ha dei vasi, è irrorato di sangue, se si stacca si staccano anche i vasi, quindi inizia a essere comunque qualcosa di molto molto grave. Arrivato a questo punto, infatti, si può ricorrere a che cosa? Alla chirurgia, purtroppo. Alla chirurgia. Qui è necessario la maggior parte delle volte, tutte le volte è necessario l'intervento chirurgico, perché immaginate davvero un bicipite o un quadricipite che viene praticamente staccato a metà, cioè immaginate che sia tagliato proprio, che venga tagliato. Ovviamente si ricorre alla chirurgia, e qui il protocollo riabilitativo è tutto molto più complesso, perché abbiamo prima l'ortopedico, prima il chirurgo, poi l'ortopedico, poi il fisioterapista, poi
è una cosa abbastanza grande. È un iter molto più lungo. È un iter molto più lungo e personalmente eviterei di entrarci in merito, se non poi nella fase di riatletizzazione, se un atleta, oppure comunque una persona che vuole poi riprendere l'attività fisica, lì comunque si deve andare, no, con le pinze, piano piano, perché comunque avremo una ridotta funzionalità di quel muscolo, per sempre. In quel caso abbiamo una ridotta funzionalità, perché comunque l'intervento chirurgico fondamentalmente che cosa si fa? Si ricuce il muscolo. Quindi immaginate sto quadricipite che comunque avrà questa zona di calcificazione. Noi diciamo quadricipite, però non è qualcosa... Per dire un muscolo grande su cui focalizzare. Noi, a meno che non è comunque qualcosa tipo nell'episodio precedente che io vi invito a vedere, abbiamo parlato appunto dell'epicondilite, ci siamo focalizzati appunto sul gomito. Sui muscoli epicondilei. Perché è qualcosa di strettamente legato a quell'articolazione. Però qua la lacerazione può avvenire su ogni tipo di muscolo, che sia il bicipite, quadricipite, il dorsale, può essere anche il pettorale, qualsiasi muscolo, soprattutto comunque cioè, sono muscoli soprattutto nell'attività fisica con i pesi, perché molti fanno così, molti amatoriali, fanno dei carichi elevati, eccessivi, e magari facendo pure male l'esecuzione e rischiando appunto senza riscaldamento, senza dovute precauzioni, senza dovute attrezzature, insomma proprio allo sballo. E poi diciamo che questi tre muscolari sono qua, sono i tre muscolari, appunto, sono forse l'infortunio più diffuso in qualsiasi sport amatoriale, parlo proprio perché, come hai detto tu, c'è incoscienza nell'esecuzione, incoscienza nella somministrazione del carico, quindi specialmente una persona che non è preparata, non è pronta ad affrontare proprio un determinato carico, ha questi problemi qua. Diciamo che prevenire prima di tutto, prima che curare bisogna prevenire. Come? Raga, piano piano dobbiamo essere consapevoli delle nostre potenzialità e dobbiamo essere consapevoli che abbiamo un punto di partenza, e per arrivare al traguardo ci vuole tempo. Se io oggi faccio un tot di leg extension e voglio arrivare a 400 kg di leg extension, assurdo, una cosa assurda, dico, non posso passare da 50 a 300 nel giro di 2 mesi. È improponibile. È una cosa improponibile. Così come vedo, per esempio, nelle palestre, la maggior parte delle volte, persone, anche bei ragazzotti, no? Che però non hanno mai fatto palestra, sono ben piazzati, hanno una buona base, giustamente magari l'istruttore, il kinesiologo somministra un carico minimo, dice guarda fai questo curl con 5 kg e quello dice ma con 5 non sento niente, non sento il muscolo bruciare, e poi quello lì non verrà più in palestra, perché non viene in palestra perché fa di testa sua, fondamentalmente gli vedi i manubrioni con pesi enormi per il suo muscolo, che comunque non ha mai affrontato quel tipo di movimento, lo fa anche male perché comunque non accetta consigli. Quindi raga, piano piano accettate i consigli degli specialisti, che sia in palestra, che sia la corsetta, che sia qualsiasi cosa, le cose devono essere graduali, e questa è la parte preventiva fondamentalmente, e è della cosa anche che perché auspico più di tutti. Anche perché noi dobbiamo pensare una cosa, soprattutto per gli amanti dell'attività fisica e della palestra, fa benissimo, cioè voler superare se stessi, però bisogna tener conto di tantissime cose. Bisogna tener conto della mobilità articolare, bisogna tener conto della tecnica, bisogna tener conto anche dei problemi che si hanno, della potenza effettivamente muscolare che si può erogare. Non siamo tutti uguali, la fisiologia, comunque la biomeccanica del movimento viene standardizzata, tra virgolette, però fisiologicamente siamo tutti quanti diversi. Ok, un conto è voler fare un esercizio molto carico e non voler scendere per esempio ad uno squat, ad una panca piana o per esempio col deadlift, mi vengono in mente questi, guarda caso questi esercizi preferiti. Magari non si vuole scendere, però se io mi rendo conto che faccio lo squat, però ho un ginocchio che per esempio ha una mobilità ridotta, un'anca che ha una mobilità ridotta, oppure faccio una panca piana o una spalla che per esempio mi dà problemi, è normale che io non possa eseguirla come un olimpionico, però nulla mi vieta di poter fare quell'esercizio, però
Un'altra cosa, bisogna sempre stare attenti al carico che si utilizza, essere graduali, essere costanti, non bisogna essere accelerati, bisogna essere, come diceva Bruce Lee soprattutto, come una goccia. La goccia cosa fa? Piano piano, scava appunto la roccia, e quindi bisogna essere appunto costanti nell'allenamento. Costanti nell'allenamento e ascoltare lo specialista che in palestra vi guiderà. Anche perché poi, come l'abbiamo visto, l'abbiamo detto prima, sono degli esercizi, sono dei traumi. Sì, vabbè, il 5% delle fibre muscolari si fa male, però si può fare, ma quando si arriva al 75% c'è bisogno della chirurgia. E là inizia ad esserci veramente un percorso riabilitativo più serio, cioè qualcosa che va oltre al classico dolorino, ok? Là il muscolo è lesionato e difficilmente si può recuperare. Comunque, il video finisce qua, io vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Attivate anche la campanellina per rimanere sempre aggiornate sulle nostre novità. Buon allenamento da InSport! Ciao!